Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Neptune. È già il 91. Siamo di Terra dei Giochi e qui stiamo per fare un gioco epico. La sfida Pokémon Giallo è 3, 2, 1, Via! vaffanculo. Tanto qui dobbiamo aspettare. Bastardo Benvenuti! maledetto. Sono davanti! Ok, è già partito prima Javel Non è praticamente. Io vero, non. guarda, sono sincronizzati. Ovviamente Javel, io mi chiamerò Neptune nel gioco e tu Io Javel. Ash. E l'opposto per i. No, 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 sei tu Ash. È tutto da vedere. Asce perché sono un Pokémon Ascia. Nuovo. No, no, e poi facciamo una cosa: che chi vince si potrà chiamare Ash alla fine della sfida. Ok, allora io mi chiamo Neptune. No, io mi chiamo Neptune. Javel. E mi raccomando a non sbagliare il nome, che sennò devi ricominciare da Il capo. tuo nome è Yeve. Nuovo. Guardami come sta il tuo rivale fin da quando eri bimbo. Potresti ricordarmi come si chiama? Mi piace che il nonno non si ricorda il nome del nipote, ma poi si ricorda 150 Pokémon diversi. Tu ne entra preciso, eh? Dai che ti ho superato! Ti ho già superato, Javel! Boh. E allora ragazzi, cominciamo a presentare questa sfida che sennò qua non ce ne usciamo più. Praticamente, intanto i saluti a tutti voi da Terra dei Giochi. Siamo felicissimi di fare questo versus. E soprattutto di non esserci fermati nemmeno per un attimo, perché praticamente siamo passati da Super Mario. Cazzo, sei avanti! Io Ah, penso a parlare, stronzo! parlo e tu sei avanti, ma no. E dicevo, non ci siamo fermati nemmeno un attimo, veramente. E quindi dopo Super Mario Sunshine, di cui non vi diciamo assolutamente chi ha vinto, ve lo andrete a vedere voi se vi va. Facciamo subito una nuova sfida, penso molto più equilibrata dell'altra, anche Sì, in penso di teoria, sì. perché siamo tutti e due cresciuti a pane e Pokémon praticamente. E quindi, insomma, dai, qua c'è un po' di sfida in più. Questa è una doppia sfida, possiamo dire, perché non solo è una sfida tra me e Javel, ma è anche una sfida in un altro senso. E cioè, tu ci credi che stiamo facendo un versus in un gioco che non sia un platform? Cioè sarà difficilissimo. Questo è un RPG, l'allenamento, le cose tipiche, i livelli, tutto. Come cazzo facciamo, compare? Non lo so, non ne ho idea, ragazzi. Come dice il nonno, Cioè abbi un po' di pazienza. C'è il nonno qua. sarà una sfida a chi livella meno, a chi riesce ad andare più spedito. Non lo so, molto tattico comunque, penso. Molto tattico e quindi essendo un RPG possiamo aggiungere il fattore Fattore kill. Q e le O. Nel senso Sì, che guarda, io comunque, allora io ho detto a Neptune prima di registrare che noi abbiamo fatto una prova giustamente. Porco cane, ho sbagliato, devo mettere il nome del Pokémon, ma no. anch'io abbiamo sbagliato nello stesso momento la stessa cosa. E niente, stavo dicendo che noi abbiamo già fatto una prova, diciamo, generale, dove è andata molto bene per me, possiamo dire. E ho Sì, detto dai, che andate lo bene. pubblicherò su YouTube qualora questa prima puntata ci sia delle botte di non culo da parte mia, perché diciamo che in Tanto quelle la sfiga regnerà sovrana in questo verso, se ne sono sicuro. la prima Oh, paralizzato! Io ho Paralizzato! fatto brutto colpo e paralizzato! Ok, brutto colpo! Ed è paralizzato lui! Giove, non ci credo! Paralizzato, però non brutto Non colpo! ci credo, sta andando Pikachu, tutto bene! tieni i vidi. Brutto colpo alla fine! Giove, non ci posso credere, com'è che sta andando così bene? Allora la È sfiga non regna. bellissimo! Non regna sovrano? E Pikachu a livello 6! Attenzione! Lo sai che una volta ieri mi ha battuto? No, a me mi batte sempre, non so perché sono vinto io stavolta. Raccontiamo una cosa carina di ieri che magari non Stupendo. molti sanno. Se si perde questa sfida, già chiediamo un po' di Ah, sì, notizie. dimmelo, dimmelo, io non mi Se ricordo si perde questa sfida, ieri nel corso del gioco avrà Vaporeon, giusto perché dice voi siete tanto schifosi che avete perso contro ieri che basta fare tuono shock. E allora vi dà il Vi Pokémon d'acqua dà il dopo, Pokémon d'acqua per in modo facilitare le cose, sì, tale per bellissimo. facilitare le cose. Più Oh. avanti vi racconteremo altro di ieri. Ecco. Mannaggia, Ah, l'ho fatto un sì! passo dopo di te però. Bastardo! Ma io ho incontrato un PG! Anch'io a livello No! 4 mi alleno di più. Bellissimo. Vedo che anche tu per recuperare tempo non. Vabbè, ma tu l'hai.
E che cazzo? Cazzo, il mio Pikachu è più forte in attacco del tuo. No, ecco perché quando tu hai fatto brutto colpo. Senti, allora fermiamoci un attimo solo e vediamo le statistiche dei Pikachu. Vuoi per favore? Aspetta che arrivo a Biancavilla. No, no, dai, io le vedo adesso. Aspetta, dai, guarda. Sto lottando. 11, 10, 15, 11. Mi 11, ricordo, 10, 15. Vabbè, poi ti ricordi sì. Tu. 11, 10, 15. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi stavo dimenticando la cosa più importante. La pozioncina. E allora, Javel, già che ci siamo, prima puntata, subito diciamo un po' di cose. Prima di tutto, le puntate saranno un po' più corte di quelle di Super Mario Sunshine. Sì, perché... proprio per evitare. Comunque, sì, cazzo, il mio fa schifo. 11 di attacco, 8 di difesa, 16 di velocità e 12 speciali. Alla faccia è più veloce, però, e c'ha più attacco, forse pari. Non il tuo ricordo. C'ha un po' meno difesa, però di speciali, PS. Però, no. PS non ho visto. Beh, comunque, io non ho mai guardato in tutte queste prove che abbiamo fatto. Non ho mai guardato le statistiche di un Pikachu. Cazzo, quindi non me ne è frega molto niente. Più forte in speciale. Quindi non posso dargli mosse fisiche. Il tuo è più forte in speciale? Sì. Cazzo, buono. Buono, cazzo. Il mio metro tuono. Perché io sono entrato qua dentro, maledetto. Aspetta. No, perché ho parlato con Pikachu? Sì, Pikachu, sei un po' annoiato. Sì, stiamo parlando qui. Ho cominciato una sfida. Devi essere casato. Forza, forza. Ehi, arrivi da Biancavilla, vero? Allora, dicevamo, abbiamo da dire subito tantissime cose in questa prima puntata, quindi siamo pieni. Non so nemmeno se riusciremo a dire tutto quello che dobbiamo. Prima di tutto, le puntate sono di 20 minuti. Le facciamo un pochino dai, più la prendo corte, pure io la pozione. Anche un po' più concentrate. Seconda cosa, noi abbiamo pubblicizzato la cosa già dalla penultima puntata di Super Mario Sunshine. Praticamente avevamo fatto su Facebook un concorsone in cui dovevate essere voi, e siete stati in realtà voi, a scegliere due dei nostri Pokémon in squadra che avremo in questa sfida. Di cui praticamente uno era da una lista che ci eravamo preparati noi, e un altro era totalmente random tra quelli che vi sarebbero poi piaciuti di più, o che, facendo i bastardi come avete fatto, avete scelto per farci del male, ma molto male. E allora, dalla lista di Pokémon, per Javel c'è stato un pari merito tra Lapras e Scyther. E scelgo quindi, Lapras! Ecco, ovviamente abbiamo deciso che poteva scegliere lui quale dei due. E ha scelto Lapras, quindi lui avrà un Lapras in squadra, insomma, appena sarà possibile, quindi dalla Silpus va in poi. E mentre a me è capitato Diglett, devo dire che non ci sono rimasto troppo male. Diglett. La lotta è stata la lotta tra Hitmonlee e Diglett, la lotta. E purtroppo nella lotta il Pokémon di lotta ha perso. Però dai, non ci sono rimasto troppo male, quindi io mi prenderò un bel Diglett. Ma quanto cazzo parla? Nulla, nient'altro. Poi tra i Pokémon fuori lista, invece, a Javel è capitato. Che ti è capitato? Javel, però, aiutami. Non stare solo alla. Comunque, Neptune, ci dobbiamo prendere un minuto di pausa ogni tanto per sentire le canzoncine che hanno fatto la storia. No, è vero, è di questo gioco. Dai, cioè, gli 8 bit sono 8 o 16? Cos'erano qua? Game Boy Color forse è 16. Sì. E dai, sono troppo belli. Andate su YouTube e cercate Pokémon Remaster che ci sono tutte le colonne sonore di questa prima gigantesca. E forse c'è anche la nostra sigla. Pikachu. No, quella non c'è, però ci sono tutte fatte con l'orchestra. Dove sto andando? Come cazzo hai fatto ad arrivare già qua? E non mi sono capitati Pokémon selvatici, mi sa. Bastardo. Wow. Bene, allora senti, dai fuori lista, che ti era capitato a te? Scusa. Fuori lista Hunter. Grazie Aldo che hai promesso che ti dovevamo castimare. Vaffanculo. Senti, a me è capitato, e lo vedrete tra pochissimo, Metapod. Bellissimo. Bellissimo. Che carino. Soprattutto all'inizio, che già Javel mi straformerà dalla prima puntata, praticamente. Bellissimo proprio. Maledizione. E quindi io praticamente mi dovrò... Ecco, per tutto il gioco io avrò solo 15 Pokéball, quindi... No, un attimo. Dovevo passare dal market. Ma porca la puttana. Javel, mi stai... Ah! Ricordiamo allora, una canzoncina che mi è venuta in mente adesso. Da Super Mario Sunshine, la sfida. Stappa la cascata, stappa la cascata, no, stappa la cascata. Ti prego, basta. Non ce la faccio più.
Hit parade possiamo fare tra tutte le canzoncine idiote e beote che abbiamo cantato. Possiamo davvero fare la hit parade. La 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 la. Ma ti sei già andato a curare i Pokémon, già? Sì, solo perché devo. Che tristezza. Devo fare una grande cosa. Le nostre strade già si biforcano, penso. Beh, perché io ovviamente, visto che devo avere un Metapod in squadra, devo andare al Bosco Smeraldo a catturarlo. Vediamo se occulo attenzione. No. Mankey. Mankey, bellissimo Mankey, lo volevo io. Allora, quali erano le tattiche per battere Brock prima che... Le tattiche possono essere multiformi, possiamo dire. Allora, possiamo avere un Mankey che al 9 impara colpo basso, molto utile contro Pokémon Roccia. Ecco, la mia era assolutamente, io volevo prendermi Mankey, ma anche portarmelo avanti per il gioco, A me Primate sì, piace pure. Sempre comunque. Bellissimo Primate. Beh, ha molta come, velocità e come attacco. Mi stai già superando, perché la sfiga vuole che quando ho registrato la prima volta una prova mi sono usciti ben 5 Nidoran maschi di fila e adesso due. No, senti, neanche a me stavo uscendo Caterpie, mo è uscito, ma è a livello 3, quindi non posso catturarlo, quindi siamo pari. Ancora non abbiamo il secondo Pokémon. Anzi, tu hai un Pikachu al 7? Sì. E io no. Ma... stai avanti tu. Cioè, oddio, eccolo il nostro caro aspetta, amico. In teoria sto avanti io perché sono più avanti con le mappe, ma tu hai il livello del Pikachu più alto, poi dobbiamo vedere un po' dobbiamo di vedere perché Pikachu è livello 7. Ok, ora volevamo fare una cosa molto carina, cioè nel senso mettere sì, se l'audio ci riesce, sì. Di chi sta più avanti, ma non sappiamo se mettere o di Pikachu. Porco giù, come ti pari. Dai, a me escono i PJ qua, per favore. Ma se io gli do un'altra botta, muore questo. Mannaggia il mondo. Perché non si sta catturando? Dai, è catturata. Olè! Ok, già bella il secondo Pokémon e io no. Perché? Perché non riesco a trovare un caspita di Caterpie. Velenato. Qua è pieno di Caterpie di solito. È un PJ all'8. Alla faccia. Non so se riesco a batterlo. Ehi, lampo. Ti giuro. Eccolo un altro. Guarda che i PJ all'inizio c'hanno un attacco. Guarda, guarda, guarda. Mi ha tolto 8 PS in una botta. È tantissimo. Ma mi uccide, guardalo. No, Turbo Sabbia non mi uccide più. Mi sta avvenendo la tendinite per premere ma i ho tasti. Fallito? Sì. Attenzione, Neptune muore! No, no, ti prego. No, sto parlando con un Pikachu che sta dormendo. Ah... mamma mia. Dai Pikachu, dai. E già mi devo sputtanare la mia prima pozione così praticamente. Che tristezza. Nidoran femmina. Senti, ma se non mi esce un Caterpie posso fare senza? Mi prendo... ti ma guarda, dai, non è possibile. Vabbè, dai, ti sta allenando Pikachu. Non mi serve Pikachu per Brock, non mi serve. Io sto cercando di arrivare al 10 con Pikachu, giusto per avere... tua nonda, se non sbaglio, dovrebbe stare intorno a questi livelli. Tua nonda all'8 lo impara. All'8, quindi sto sì. Voglio arrivare all'8. Perché continuano a uscirmi basta, mo fugo. PG, amico PG. Senti, vogliamo un attimo dire perché abbiamo scelto Pokémon giallo? Sì, dobbiamo essere veloci perché mancano 7 minuti alla fine del primo video. Cioè, io ancora non ho fatto nulla. Spero. Beh, io ho catturato solamente un Nidoran. Ma io non riesco a catturare Caterpie. Voi dateci comunque consigli su cosa volete, cosa non volete vedere, se... sì, infatti. Se volete dire, oh, guarda, Neptune perderà di sicuro. Noi siamo guarda, qui se continua così, sì, perché non mi esce un cazzo di Caterpie. Allora, per avere un Butterfree prima di Brock, giusto per dare un senso... Ma questo tiene più difesa, che... questo Nidoran. Cioè? È perché gli ho fatto uno shock che tiene più difesa speciale, perché prima con due attacchi moriva, ora lo cattura. Allora, praticamente per dare un senso a quello che sto facendo, mi serve almeno un Caterpie a livello 5. E nel Bosco Smeraldo si possono trovare Caterpie. Oh, ma Pikachu mai sale di livello, scusa, È tostissimo far salire Pikachu di livello. Oh, Giuda. E praticamente mi serve un Caterpie che sia almeno a livello 5, perché sennò non sarà mai un Butterfree prima di Brock. E qui continua a uscire a livello 4, ma non a livello 5. Quindi, per quanto riguarda il fattore Q, Javel, posso dire che mi sta andando proprio di malissimo, malissimo. Di merda. Oh, Pikachu livello 8, attenzione. Maledizione. Guarda. Impara Tonda. Mossa molto utile per questa strategia che sto per fare. È utile, sì, Tonda. Allora. Allora, sentite, perché giocare a Pokémon giallo? In perché, effetti, perché, ecco, perché? In effetti forse sarebbero state anche interessanti le versioni blu e rosso.
Ma a parte che lì ci saremmo presi starter diversi e questo avrebbe influito un po' troppo sulla sfida, penso. E quindi, insomma, abbiamo deciso di avere un unico starter. E poi vuoi mettere la versione gialla Giallo, con cazzo. Pikachu che ti segue, Con che quel topo carino. giallo di merda che ti segue, ti sta sempre intorno ai coglioni. Ok, un Metapod al 6, ma non avrà azione così. Posso provare? Beh, io comunque penso che depositerò Pikachu perché già mi sta sul cazzo. No! Scherzo. Ti prego, no. No, allora, porca puttana, che culo, lo stavo per uccidere. E vabbè, ragazzi, io Ciao! Allora, benvenuti. Adesso qua è il suicidio praticamente, perché mi sto catturando Metapod. che non si cattura. Allora, Ma stai scherzando? rafforzatore permette di non essere catturato. Davvero? No. Allora, vi racconto quest'altra cosa di ieri. Senti, dove sta il giudice onomastico? A Sì. Lavandonia? Io lo voglio soprannominare Pene. Uff. No, ti giuro, è un pene verde. Dai, per decenza non lo faccio. Comunque, ragazzuoli, vi spiego. Sì, Javel. Sì, vi spiego questo ieri che sto battendo io in questo preciso momento. No. Se voi. Se Javel, voi. stai troppo avanti. Se voi perderete questa sfida e quindi o la salterete, Ghieri avrà Jolteon, se non sbaglio. Caspi, che è il più difficile praticamente. Mentre se battete Ghieri in questa sfida qui, lui avrà l'ultimo Flareon? Flareon. Wow! Non lo sapevo, non sapevo proprio. Sapevo che cambiava in base a come lo battevi o non lo battevi, ma non sapevo bene come. Io sto aspettando che lui mi uccida, sinceramente, ma vedo che Ma non vuole farlo. non vuole fare, quindi lo binchio di ruggiti e queste cose qua. Aspetto di perdere il mio Pikachu così Ovviamente, paralizzato. ragazzi, l'inizio in questo gioco è traumatico perché avete solo un Pikachu che ora finalmente è salito anche a me a livello 8, Oh, imparate. beccata, vai, vai, uccidimi, E vai, dovete sei coraggioso. affrontare un Brock che ha Pokémon di roccia, ma soprattutto terra, e quindi Pikachu non fa una mazza ai Pokémon di Brock, e Che tra quindi l'altro Pikachu impara colpo coda quando colpo coda gli toglie la difesa, ma noi abbiamo una mossa speciale. Ricordiamo questa cosa qui. Ecco, quindi, vabbè. E, che stavo dicendo altro, Non Javel? so. Ah, vabbè, secondo me comunque la parte difficile è più o meno fino ad Aranciopoli. Perché una volta Scusa, superato c'è Aranciopoli, nulla, comunque. ho sbagliato! Devo fare così. Dicevo, una volta superato Aranciopoli, si può dire che serve meno allenamento, secondo Sì, me. oh cazzo, quello è un brutto colpo di cose. Cosa? Vabbè, dai, rimaniamo un po' qua di tempo. Brutto colpo, due brutti colpi di fila. No, Cioè ti deve sto. battere Nidoran? Fammi capire, che No, sta no, io facendo? veramente vorrei battere lui, però. Ah, Oh, ma non ci riesci? E gli ho tolto un bordello. allora? Sì, ma non so perché, perché il brutto colpo gli toglie di meno del colpo normale, tra l'altro. Oddio. Spiegatemi! Spiegatemi perché un brutto colpo toglieva di meno di quello! Bellissimo. Jerry, guardatevi il video se perdo a prima botta. Ecco, brutto colpo suo. Hai Giustamente, perso? ho perso in Nidoran. Eh No. Ah, vabbè, Nidoran. sì, ma a me Allora, non mi serviva, io io dovevo. invece, ragazzi, sto tentando di allenare il mio Metapod, che visto che ho catturato un Metapod e non un Caterpie, non ha nemmeno azione. Sì, Quindi ma devo io ho andare fatto avanti senza azione. un errore di merda. Ecco. Diciamo che io dovevo allenare il mio Cosu. Chi? Dovevo allenare il mio Pikachu? Nidoran, Ah. quindi. E vabbè, fatti battere. Non voglio perdere già. Vabbè che perderò. Vabbè dai, mi uccidimi me. Vabbè, diciamo fatti battere, che è più guappo, sembra che non te. Cioè, che perdi apposta. Infatti sto perdendo, mi sto facendo colpo coda, aspettando un su azione, che spero che arriverà prossimamente. Comunque Neptune. Invece, Javel, la mia tattica consiste proprio nel perdere a questo punto. Per ritornare da Bosco Smeraldo senza farmi tutta la strada Ma e battere comunque. Gary per allenarmi. Sì, ma il fattore Kyull che non Solo che c'è in non mi questo. stanno battendo! Non c'è in questo momento il fattore Kyull è che al 6 di vita cosa mi fa un Eevee? Turbo sabbia. Ma fammi, attaccami, sennò vengo e ti uccido. Bellissimo. Vabbè, dai, ho capito, eh? Nidoran non lo devo allenare così. Io posso andare avanti, mi sa, addirittura. Davvero? Veramente il nostro video finisce appena qui. La Oddio. nostra prima puntata Ok, si è siamo arrivati alla conclusa. fine della prima puntata. Vabbè, Io finisci la sempre che ho lotta. perso. Ah, va bene. Allora salva, però.
Ok, salviamo. Ok, ragazzi, spero vi siate divertiti. Ci rivediamo nella seconda puntata. Speriamo di riuscire a battere Brock, ma non Diteci lo se so. volete che i video siano un po' più lunghi, Sì, perché... fateci sapere che ne pensate. Noi pensiamo che comunque come attenzione, come cose, Sì, eccetera, per non non sia troppo pesante scocciare, così. perché 30 Quindi, minuti anche erano un perché po' troppi. ci avete anche consigliato così, quindi Io li salvo, giusto facciamo per... così. Ok, ragazzi, da Terra dei Giochi è tutto. Stefano Neptune, E Javel 91 vi ciao e salutano. alla prossima. Ciao!